Fino ad ora usiamo le mascherine, che sono quelle che rappresentano di più la nostra forma di approvvigionamento all'estero per salvare le vite in Italia, perché servono a medici, infermieri e operatori sociosanitari. Ce ne servono 100 milioni al mese e quando inizieremo ad uscire ce ne serviranno anche di più, quindi più di 3 milioni al giorno. Ora, alcune sono arrivate a dono. Quindi dei 50 milioni di mascherine arrivate fino ad oggi in Italia, grazie al lavoro dei consolati e delle ambasciate in tutto il mondo che le hanno reperite, grazie ai regali che arrivavano da altri paesi del mondo, da est a ovest, noi abbiamo avuto circa 50 milioni di mascherine, di cui la metà in donazione e un'altra metà le abbiamo comprate. Poi abbiamo firmato un contratto con la Cina, con un'azienda cinese ovviamente, da 180 milioni di mascherine. Io però stavo dicendo, poi ovviamente ha dato spazio, ci mancherebbe altro, alla regina d'Inghilterra per il suo discorso alla nazione. Quando devo salvare delle vite e devo tutelare la vita dei medici, degli infermieri e degli operatori sociosanitari, io non mi pongo il problema se le mascherine siano gratis o le debba pagare. E guardi che anche pagando non è detto che le ottieni, perché c'è stato un momento quando è stata dichiarata la pandemia globale che ogni paese ha chiuso l'esportazione anche per chi pagava e c'è stato bisogno di sentire i ministri degli esteri, c'è stato bisogno di sentirsi tra governi per sbloccarle pagando. Però, detto questo e concludo, mi permetta di dire un'altra cosa. Questo è un momento in cui in tutto il mondo calciatori si stanno tagliando lo stipendio, manager si stanno tagliando lo stipendio, tutti stanno cercando di dare dei segnali importanti. Le aziende italiane a livello italiano si stanno convertendo per produrre mascherine e ventilatori per aiutare medici, infermieri, operatori sanitari a farcela in questa battaglia contro il virus. Più che attaccare me perché sto andando a comprare mascherine che poi ovviamente non le compro io, il corpo diplomatico procura e poi la protezione civile le compra. Sto andando a comprare da paesi che magari hanno governi comunisti, europeisti, sovranisti, di cui a me non me ne frega niente perché devo salvare le vite. Beh, magari la politica potrebbe dibattere del dare un segnale tagliando gli stipendi dei parlamentari, come è stato proposto in questi giorni. Si potrebbe fare una riflessione al proprio interno invece di attaccare sempre all'esterno, anche Ma in un però momento di estrema lei difficoltà, perché ha non salveremo ragione. il No, mondo, no. però un piccolo segnale si potrebbe No, lei ha dare.